Io amo molto una frase di Seneca che dice: non esistono venti favorevoli per il marinaio che non sa dove andare. E l'avete detto in vari, nella crisi noi dobbiamo fare due operazioni, le dobbiamo fare assieme. Da un lato fronteggiare la crisi, non soltanto la questione del debito pubblico, di una finanza impazzita. Sappiamo che la finanza su scala globale muove oggi 10 volte più risorse dell'economia reale. Io per esempio ho guardato con grande interesse al fatto che Obama abbia aperto una procedura contro Standard & Poor's per la responsabilità nella determinazione, diciamo, della crisi. E l'Italia a questo aggiunge i suoi mali antichi: l'illegalità, l'evasione fiscale, un eccesso di burocrazia, la diseguaglianza nella distribuzione delle ricchezze, il Sud che perde contatto. Noi dobbiamo fronteggiare tutte queste questioni, perché se guardiamo la nostra economia, vediamo che questa economia è fatta di due parti oggi. C'è un'enorme sofferenza dell'economia rivolta all'interno, che attraversa un momento difficilissimo, che selezionerà le imprese, e rispetto al quale noi dobbiamo fare sicuramente due operazioni: dare più risorse alle famiglie, alle persone che si sono impoverite, e poi sempre all'interno partire da quelle cose che possono produrre rapidamente posti di lavoro e rispondere a domande. Pensate, ieri noi abbiamo avuto al tempo stesso una sentenza sulla vicenda della casa dello studente dell'Aquila, che di condanna per come era stata costruita la casa dello studente, e delle scosse nell'Italia centrale. È possibile che in questo paese non si no, dopo che sistematicamente a ogni terremoto paghiamo danni e lutti e tutti parlano di prevenzione, non parte mai una politica di prevenzione dal punto di vista antisismico? Non è neanche impossibile farla, perché per fare una politica di prevenzione bisognerebbe fare due operazioni soprattutto. Uno, stabilizzare, il governo Monti aveva cercato di annullarlo, il 55% di credito d'imposta sul risparmio energetico ed estenderlo al consolidamento antisismico. Questo per i privati, perché è chiaro che se ai cittadini non gli diamo un contributo faranno fatica a mettere in sicurezza la propria casa. Due, permettere, diciamo, alle amministrazioni che hanno risorse di uscire dal patto di stabilità per fare quelle azioni di messa in sicurezza del territorio, qualificazione del patrimonio edilizio esistente, che costituiscono un volano formidabile, diciamo, per l'economia locale. Ma accanto a questo, che è necessario per fronteggiare, affrontando tutti questi temi, incluso il tema dell'illegalità e dell'eccesso di burocrazia, l'economia sul piano interno, quindi per far sì che nessuno rimanga indietro e che nessuno rimanga solo in questa crisi che è molto dura, bisogna vedere il posto dell'Italia nel mondo, perché questa crisi è figlia anche del fatto che il mondo sta cambiando. L'Italia deve fare l'Italia, lo dico in termini banali, cioè intercettare nel mondo una domanda che c'è di Italia, perché l'Italia viene identificata nel mondo, fortunatamente, non solo con la mafia e col bunga bunga, ma viene identificata con un'economia che in ogni caso è legata a valori, a un'economia a misura d'uomo, in cui il tema dell'innovazione, della qualità, della bellezza è il retroterra dei prodotti. E nella competizione dell'Italia, sempre più, non solo il richiamo al tema, diciamo, della bellezza, della cultura, del valore simbolico dell'Italia, ma il tema della green economy in maniera trasversale è fortissimo. Perché quando parliamo di green economy non è che parliamo in Italia in maniera particolare soltanto del risparmio energetico, delle fonti rinnovabili, giuste le considerazioni che sono state fatte, non voglio prendere troppo tempo, ma parliamo di una innovazione trasversale che, passando per l'energia, per la riduzione dei consumi materiali, dei consumi di acqua, per la tracciabilità dei prodotti, per la certificazione delle produzioni, per l'innovazione legata a prodotti che hanno un impatto minore sull'ambiente e sono più attenti alla salute dei cittadini, attraversa tutta la nostra economia. Chiunque pensi di uscire dalla crisi come ne siamo entrati, sbaglia. La nostra capacità di competere nel mondo si incrocia, oltre che con questi temi, con il fatto che l'Italia nei secoli si è costruita, diceva Cipolla, avendo come missione produrre all'ombra dei campanili cose che piacciono al mondo. Questo vale in tantissimi settori, voglio fare solo 2 o 3 esempi per capirci. Vale dall'high tech, giusto la questione della chimica verde, ma anche nei settori tradizionali. Dall'agricoltura, che l'altro anno, voglio ricordare, ha aumentato l'export,
e in agricoltura, con tutte le difficoltà del caso, sono aumentati anche gli occupati e le imprese giovani l'anno scorso. È un settore che è un po' in controtendenza, nonostante le enormi difficoltà che potremmo esaminare, al made in Italy tradizionale. Io dico sempre che una grande metafora di quello che l'Italia deve fare è la storia del vino. La storia del vino è una grande metafora di quello che l'Italia deve fare. Il vino italiano, qualcuno qui se lo ricorderà, ebbe una crisi tremenda nel 1986, la vicenda del metanolo. Ma in realtà il vino italiano aveva sbagliato prima, perché aveva scommesso tutto sul ragionamento che era grande quantità, basso prezzo. E già prima dell'86, del marzo dell'86, io me lo ricordo perché Chernobyl fu aprile dell'86, quindi un 1 o 2, noi avevamo perso sui mercati mondiali. Spesso il nostro vino veniva esportato come vino da taglio per vini più pregiati, i francesi segnatamente, oppure distillato per ricavarne alcol. A un certo punto arriva una sofisticazione criminale, il metanolo, perché per motivi che non ho mai capito, detassano il metanolo e qualche genio, piemontese in questo caso, usa il metanolo anziché l'etanolo per fare il vino adulterato. Peccato che il metanolo ti uccide in certe quantità, quindi muoiono 20 persone, della gente rimane cieca e c'è un crollo terribile delle vendite. Cos'è accaduto dopo? È accaduto che senza la politica, e noi abbiamo bisogno di una politica diversa anche per questo, perché la politica deve essere più in grado di guardare il paese negli occhi, nei suoi problemi ma anche nei suoi talenti. A me piace molto una frase di Conrad che dice: non riuscirò mai a spiegare a mia moglie che quando guardo fuori dalla finestra sto lavorando. Ecco, se noi non guardiamo fuori dalla finestra non riusciamo a fare bene la nostra parte, diciamo. Questo è un problema che riguarda anche il PD, no? Di non saper guardare fuori dalla finestra. Però cosa accade con la crisi del metanolo? Che senza la politica c'è un cambiamento di rotta. Si passa dalla quantità a basso prezzo alla qualità legata al territorio. E questo fa sì che nel giro di una serie di anni si moltiplicano i vini di qualità. All'epoca dell'86 praticamente a sud della linea gotica non c'era un vino degno di essere bevuto. Oggi se uno va anche nel meridione, se uno va nella valle del Belice, trova dei vigneti che sono giardini, che producono dei vini che sono fantastici. E questo è accaduto perché la diversità dei climi italiani, il miglioramento nella capacità di fare il vino, che si sposa anche lì con l'innovazione, cioè non è che sono i vini del contadino, cioè il Sagrantino di Montefalco è stato recuperato anche facendo una mappatura genetica, quindi non c'è un incrocio, diciamo, di saperi, fa sì che tutto questo processo porta al fatto che noi oggi produciamo il 50% in meno del vino rispetto a quello che producevamo alla metà degli anni 80, ma il valore del nostro vino si è moltiplicato per 6-7 volte. Noi in quegli anni esportavamo 700 milioni di euro di vino all'anno, l'anno scorso abbiamo fatto il picco, abbiamo esportato 5 miliardi di euro di vino. E in questi anni noi abbiamo avvicinato e superato i francesi in quantità, anche se in prezzo loro ancora sono un po' più alti, ma abbiamo battuto tutti i paesi emergenti, che avevano grandi estensioni di vini da coltivazione, Australia, Nuova Zelanda, Sudafrica, Cile, California. Perché? Perché quando la scommessa diventa la qualità, la diversità, anche il valore simbolico a volte dei prodotti, l'Italia è un paese formidabile e noi abbiamo usato anche come materia prima non solo le diversità climatiche e le caratteristiche dei territori, ma il fatto che da noi il vino lo facevano i Greci, gli Etruschi, i Romani, i Cartaginesi. Quindi un pezzo della storia, come vale per il turismo, come vale per il saper fare, che diventa un pezzo del futuro, una scommessa sul futuro. Fare l'Italia. In un mondo che cambia, chi perde la propria anima è destinato a essere sconfitto. Questo riguarda molto la politica, riguarda molto l'amministrazione, qui sono degli amministratori, perché dietro il successo di tutte queste imprese ci sono territori che tengono, ci sono comunità che tengono. E c'è una spinta a dare il meglio che non è codificabile, ma è essenziale. Io vi racconto una storia. C'è la storia di Polli, che è di Angelo Vassallo. Io ero molto amico di Angelo, ero a cena con lui 10 giorni prima che venisse ammazzato. Tutti sanno che lui è stato ammazzato per la sua battaglia per l'ambiente e per la legalità. Però Angelo era una bestia, era uno che aveva una spinta innovativa, una tenuta e un amore per il suo territorio imbattibile. Angelo riteneva che Pollica fosse il posto più bello del mondo. Questo, lui si era, a mio avviso, completamente inventato una leggenda metropolitana. Cioè il fatto
che Hemingway avesse scritto Il vecchio e il mare a partire dal racconto di un pescatore di Acciaroli che si chiamava Uvecchio. Ora, non c'è traccia che abbia mai parlato con Uvecchio, l'unica cosa che si sa è che Hemingway, che come saprete era un grandissimo scrittore e anche un grande corrispondente di guerra e che seguiva l'esercito americano, si era ubriacato anche lì dietro perché gli piaceva bere, quindi in un alberghetto della zona lo andò a ripescare una volta. Però questa iniziativa, che fu sospesa dopo il suo assassinio, che è stata fatta dopo, ha avuto un successo clamoroso. Sono andati in un mare di americani a cercare le tracce del di Hemingway e del vecchio il mare, e siccome la fortuna aiuta gli audaci, quando c'è stata questa iniziativa nel porto di Acciaroli c'erano yacht con a bordo un sedicente nipote di Hemingway, quindi sono un'apoteosi, la prova che c'era un legame fra queste cose. Per chiudere ricordando la canzone di Dalla, io la trovo bellissima e adatta anche all'Italia, al momento che stiamo vivendo. Si chiama Itaca, è la storia, diciamo, del viaggio per eccellenza, quella di Ulisse, vista con gli occhi di un marinaio che, diciamo, paga i prezzi, diciamo, di questa epica, ma non è protagonista, diciamo, no? La canzone termina con dei versi a mio avviso bellissimi, perché dice: anche la paura in fondo mi dà sempre un gusto strano, se ci fosse ancora mondo sono pronto, dove andiamo, se noi non facciamo capire in questa campagna elettorale e dopo che c'è ancora mondo per l'Italia e che il Partito Democratico lì vuole andare, non ce la facciamo. Oggi abbiamo visto che il Partito Democratico vuole vincere, oggi ci ha ridato ancora una volta parole di speranza e di fiducia nel futuro, perché spesso appunto guardiamo a tutto quello che non va e non a quello invece, alle potenzialità che abbiamo e al fatto che siamo in condizioni di vincere in questo paese, ma anche in questa regione. La vera novità è che possiamo vincere in questa regione dopo 20 anni. Quando Ermete parlava di Angelo Vassallo, che riteneva il suo paese il posto più bello del mondo, ma io dico che questa è anche una deformazione di noi mantovani. Noi mantovani consideriamo Mantova il posto più bello del mondo. Sappiamo che ce ne sono altri, però ci piace pensarla così, abbiamo questo orgoglio che ci porta avanti. Io dico solo tre cose, che sono: la legge sul chilometro zero è un'ottima idea, spendibile, ci crediamo. Crediamo molto nella green economy, crediamo che questa crisi comunque sia epocale, che nulla sarà più come prima, ma si deve rivedere completamente il sistema. Allora, due o tre cose anche operative che sono nel programma regionale. Intanto, come gruppo PD avevamo già presentato una legge sul no al consumo di suolo, che era stata comunque mutuata dalla proposta di iniziativa popolare fatta da Lega Ambiente, dalla quale avevamo preso i punti, perché riteniamo necessario e imprescindibile nella prossima legislatura, quando saremo noi al governo della Lombardia, partire con questo, specialmente in questa provincia nella quale c'è ancora un'agricoltura che è l'agricoltura maggiore della Lombardia, e la Lombardia è il più grande produttore italiano. Qui da Mantova il consumo di suolo agricolo ultimamente si è un po' bloccato negli ultimi 3 anni, quindi c'è ancora una superficie coltivabile abbastanza ampia, vediamo che non se ne consumi più, anzi che si incrementi, anche perché qui abbiamo, per quanto riguarda la grande distribuzione organizzata, il doppio delle altre province lombarde, quindi non credo che ci sia più bisogno di centri commerciali o quant'altro, ma dobbiamo investire in quelli che sono i prodotti del territorio. Un'altra proposta concreta che c'è nel nostro programma e che è fondamentale però perché davvero la green economy sia un volano di sviluppo, è che la finanziaria regionale Finlombarda diventi una banca regionale di sviluppo, soprattutto per l'innovazione, quindi partecipi non solo come agli spin-off, ma anche in parte al rischio d'impresa per le imprese che sono selezionate e sono considerate innovative. E in più, sì, la burocrazia uccide, finalmente bisogna fare una legge, perché si parla sempre di semplificazione, ma la semplificazione va fatta, soprattutto per le imprese
per stare vicino a loro non devono esserci semplicemente i bandi della Camera di Commercio, ma deve esserci uno strumento finanziario regionale, anche perché l'accesso al credito altrimenti non c'è, e bandi regionali anche, e soprattutto il fatto che si faccia in modo che il peso burocratico non incida così tanto sui costi da scoraggiare l'impresa a fare determinati investimenti o a guardare al futuro. Quindi questo è assolutamente prioritario. Poi cultura e turismo, sì, perché poi è chiaro, green economy vuol dire tante cose, oggi abbiamo capito ancora di più cosa vuol dire, ma questa è una città che ha, è una provincia che ha due cose principali. Uno, non possiamo comunque dimenticare il manifatturiero, se pensiamo soltanto al distretto di Mantova, oltre che al distretto del legno piuttosto che a quello della calza, ma se pensiamo al polo industriale non possiamo non investire sulla chimica verde, per esempio, e quindi mettere in condizioni le aziende di investire non solo in ricerca ma anche in produzione, cioè che la ricerca poi sia finalizzata alla produzione in modo tale da salvaguardare i posti di lavoro e magari aumentarli se possibile, perché questo si può fare. Quindi un polo scientifico tecnologico, che è la proposta delle associazioni mantovane, va assolutamente perseguito, ma va perseguito anche in accordo con le aziende che vogliono investire qua per poi produrre qua. Quindi questo è importantissimo. E poi ci vogliono anche le infrastrutture per il turismo, così come chiedono anche gli operatori turistici il completamento dell'asse sud. Ci vorrebbe un collegamento per quanto riguarda la città, diretto con l'aeroporto Catullo ferroviario, perché ha 20 km, ma questi 20 km sono lunghissimi. Il sistema delle ciclabili, per esempio in Regione Lombardia abbiamo promosso molto la ciclabile Vento, la quale costa troppo poco, probabilmente, allora pare che non sia un'opera interessante, ma quello per tutto l'asse del Po, quindi un turismo sostenibile, una cultura del territorio, un l'agroalimentare, l'ospitalità diventa un volano importante. Quindi assolutamente la politica futura della Regione Lombardia sarà una politica che sarà molto presente su queste tematiche, considerandole davvero volano di sviluppo della comunità. Grazie.